Buonasera. Salve, ciao a tutti. Buonasera. Allora, quella di ieri per noi è stata una giornata speciale perché era il giorno in cui Anna compiva gli anni. E da quando lei se n'è andata, io e Massimo festeggiamo sempre il suo compleanno, come se lei fosse ancora qui con noi. Sì, diciamo che noi ci siamo con lei ammazzati dalle risate continuamente, sul lavoro, fuori dal lavoro, continuamente così. Questo è stato il nostro rapporto e ogni occasione era buona proprio per fare tante risate insieme, nel privato e nel pubblico. Ce ne sarebbero tantissime da raccontare, però ovviamente... Ne vogliamo condividere qualcuna con voi, come quella volta del Sistina, ti ricordi? Sì. Stavamo facendo uno spettacolo al Sistina, io entravo in scena dopo loro due, uno spettacolo a trio, e sento che loro in scena ridono. Ridono tra una battuta e l'altra, il pubblico non se ne accorge, ma ridono... E allora dico, ma cosa stanno facendo? Che gioco si sono inventati? Salgo... E Anna, con la sua mimica spettacolare, mi fa... come dire, guarda giù in platea. Io guardo in platea, nella platea del Sistina, 1500 persone, sold out, c'erano in quarta fila 5 indiani, di quelli, non indiani Sioux, quelli col turbante, e in testa a loro c'era il loro traduttore. Che cosa accadeva? Che alle battute, soprattutto di Anna, non so, diceva che siccome che sono ciecata, c'era la risatona di 1500 persone... E poi, dopo un po', si sentiva... perché erano i 5 indiani che ridevano dopo la traduzione. Ora, immaginatevi questa tortura per 2 ore di spettacolo. Che poi, ripeto, ridevano soprattutto le battute di Anna. Per cui Anna ormai aveva preso l'abitudine che, non so, appunto, sono la cameriera secca dei signori Montanè. Oh, risatona. E poi dice, aspettiamo gli indiani. Sì, aspettiamo proprio così. Ma sì, poi clamorosa, anche ricordo la situazione quella quando fummo invitati da Silvio Berlusconi a casa sua. Perché via, noi dell'anima a Roma. Via dell'Anima a Roma. Sì, noi lavoravamo in Rai, eravamo sempre in Rai, a un certo punto, e non andavamo mai a Canale 5. E voleva portarci a Canale 5. E quindi ci voleva portare a Canale 5, ci invita a casa. Quindi noi decidiamo, Anna, Tullio, mi raccomando, adesso che andiamo là, diplomazia, cerchiamo di, insomma, voglio dire, noi vogliamo rimanere qui perché vogliamo seguire il nostro programma, però cerchiamo di essere diplomatici, per carità, andiamo a casa, lui ci ospita, ci accoglie, convenevoli vari, sono contento di avervi qua questa sera. E televisore acceso. Televisore acceso su Canale 5, Anna casualmente di fronte al televisore, e Berlusconi dice, ecco, vedo Anna seduta davanti allo schermo, mi piacerebbe sapere, questa è una televisione giovane, ecco, e chiede a Nanna, signora Maschesini, che cosa le piace di questa televisione? Niente, fa Anna. E noi, insomma, qualche calcetto sotto il tavolo, diciamo, e lui non accusa e risponde, beh, ed è proprio per questo che vi ho invitati, perché voi potreste dare lustro a questa televisione, siete autori, potreste migliorarla per tutti, e ci pone sul tavolo, ci mette un bel assegno in bianco, dicendo, mettete voi la cifra che volete. Sì. E Anna fa, no, grazie. Come no, grazie? No, grazie. Noi vorremmo continuare adesso con seguire il nostro programma. Io vi stimerò sempre perché è la prima volta che ricevo un rifiuto così importante. E infatti c'è rimasta tanta stima. Tanta stima. Solo quello. Moltissima. Abbiamo tantissima stima. E poi ci fu... la lotta che abbiamo dovuto fare per farle imitare la Lollo, che poi divenne uno dei suoi personaggi più straordinari, perché non voleva imitare la Lollo, poi cosa dico? Ma venne in soccorso proprio la Lollo stessa, perché ci offrì delle scene così, diciamo, fuori dal consueto, che poi Anna si scrisse, già l'impatto con la prima volta che conoscemmo la Lollo fu in Argentina, eravamo in Argentina a rappresentare la Rai, al Teatro Coliseum di Buenos Aires, si apre la porta del nostro camerino e compare Gina Lollobrigida, mito che avevamo visto solo al cinema, improvvisamente davanti a noi, e ci dice, scusate, c'è il bagno nel vostro camerino? Il mio non funziona e c'ho una diarrea che mi si porta via. Quindi, Anna prese subito nota di queste cose. Le battute le scriveva già lei.
E poi quando, no, ti ricordi? Con la pelliccia. Tipo, ah sì, perché ormai si era presa una certa confidenza con lei, con Anna, con la Lollobrigida, e quindi Anna seduta con la Lollobrigida con una pelliccia, faceva freddo così, e mentre parlano in confidenza Anna tira un filo, tira via un filo, come succede quando si parla con qualcuno, tira via un filo alla pelliccia della Lollo, e tirando questo filo si vede la testa della Lollo che scende e fa: Anna, è una parruccazza nuova. E poi alla fine, la più bella, fine di Domenica In, cena conclusiva, tutti seduti, la Lollo, Anna vicino, noi che pungolavamo Anna per farle una determinata domanda, e Anna che non riusciva a trovare le parole. Scusa Gina, ma con tutti questi grandi attori di Hollywood con cui hai recitato, Claire Gable, Gregory Peck, Frank Sinatra, che tipo di come ti rapportavi? Cioè che rapporto, anche fuori dalla scena, dico, che rapporto avevi? Anna, me li so fatti tu. Tutti. Non mi interessa cosa fai per guadagnarti da vivere, voglio sapere che cosa ti fa soffrire e se sogni ancora di incontrare il desiderio nel tuo cuore. Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se rischieresti di sembrare ridicolo per amore, per i tuoi sogni, per l'avventura di essere vivo. Non mi interessa quali pianeti sono in quadratura con la tua luna. Voglio sapere se hai sconfitto i tradimenti della vita o ti sei inaridito per la paura di soffrire ancora. Voglio sapere se riesci a vivere con il fallimento e comunque rimanere in riva al lago e gridare alla luna piena d'argento: esisto. Voglio sapere se riesci ad alzarti in una notte di dolore, sfinito, profondamente ferito, e sorridere ancora ai tuoi figli. Non mi interessa sapere chi sei e come sei arrivato fin qui. Voglio sapere se riesci a rimanere al centro del fuoco con me, senza ritirarti. Non mi interessa sapere cosa verrà dopo di noi. Voglio sapere se potrò ancora prenderti per mano, se avrò ancora il privilegio di specchiarmi nel tuo sorriso. Vogliamo sapere se anche nell'emozione di quell'istante, nel gioco inesauribile dell'essere stati in scena accanto a te, anche stasera che ripetiamo quel nostro magico gioco, tu sei ancora qui accanto a noi, Anna. Grazie. Grazie, a dopo.